ragazzi, la situazione è questa. Tolto il fatto che sono in questo posto, che non me ne andrai più, il mio GPS ha deciso che, nonostante io l'abbia caricato tutta la notte, non funziona più la batteria. E il fatto di non potermi più seguire live su quel GPS mi fa un po' incazzare, anche perché io ci tengo veramente molto. Comunque sia, ho attivato Runtastic, che è comunque un'app sul mio telefono che mi pupperà la batteria a dismisura con il GPS, però mi si potrà seguire almeno in questo periodo su quel sito. Buongiorno comunque. Buongiorno a tutti. Vediamo se quest'app sul telefono Runtastic funziona, che so che funziona molto bene, ma non so se il segnale può essere coperto sempre. Comunque il posto qua è fichissimo e le persone sono magnifiche, mi hanno regalato anche una notte gratis in più per quello che ho deciso di stare un giorno in più, e poi si è sparsa la voce dell'italiano che cammina in giro per il mondo, quindi ogni volta in questa sala qua ero lì a lavorare col computer, entravano, si facevano il caffè e facevano due ciance con me, perché era un po' la novità, no? E addirittura Tim, l'owner, il proprietario, mi ha portato a fare la spesa con la macchina, mi ha fatto fare un giro, molto bello. Mi hanno anche regalato tre robette tipo questa con legno preso dalla costa. Sono stato molto bene, starei un giorno in più, ma è meglio che parto, perché per il 19 agosto devo essere a San Francisco, che Giulia viene a trovarmi, quindi sto già parlando troppo e devo ripartire, e spero che il GPS funzioni dal telefono. Ready? They got the bikes on the wrong side of the road. The cars are coming from behind you. I don't like that. Oh, really? I'd like to be facing the other way. Yeah, it's better. Somebody just are so stupid, you can just save your true. Life. Yeah, yeah, yeah. That is the point. Well, take care. Yeah, you too. Cercavo un posto dove mangiare e ho trovato questo negozietto carino, che è aperto solo in certi giorni, tipo il sabato, cose così, dove vendono prodotti bianchi italiani, formaggio tipo taleggio, chissà quanto spendo, però non c'era altro da mangiare. Mi fanno anche un fagotto dove posso mangiare poi cena, così, o qualcosa di fresco, chissà se mi fanno uno sconto. Gli ho detto che sono italiano, amano l'Italia. My accent? Again. Okay. Yeah. Finocchiona? Yeah. Taleggio? Yeah. Fontina, yeah, and gorgonzola dolce. It's perfect. Okay, good. Thank you. All right, thank you. Erano gentilissimi lì dentro. Ah, con le cascatine naturali di sicuro non muoio di sete. Oh.
Ragazzi, ma qui è un paradiso, è un paradiso. Ti dimentichi anche della fatica. Quanto è bello sto posto. L'Oregon, ragazzi, è veramente bello. Sono anche in salita. È così, giri l'angolo e ti trovi un giardino preistorico con i dinosauri in mezzo ai boschi. Molti di voi ogni tanto mi chiedono, ma non ti godi poco il momento, poco i posti, facendo tante clip, quindi filmando tanto, facendo tante foto? E bisogna trovare il giusto bilanciamento, no? Bisogna godersi il momento. La cosa pesante del filmare potrebbe essere che a volte a fine giornata sei anche stanco dopo tanti chilometri, mettere lì, mettere la telecamera, eccetera, in una certa quadratura, fare una certa foto, eccetera, potrebbe essere pesante, ma la voglia di condividere è talmente tanta, perché guardate dove cacchio sono, che passa tutto. Passa la stanchezza, passa tutto. Credo fosse un ciclo viaggiatore sudamericano. Oh, ragazzi, qua è uno spettacolo da vedere, cioè a livello paesaggistico qua negli Stati Uniti veramente bello. Ma sinceramente non vedo l'ora di conoscere i popoli del Sud America, del centro del Sud America. Le persone sicuramente laggiù faranno la differenza. Non vedo l'ora, era matto. Ragazzi, lo vedete laggiù. Mi sono quasi venute le lacrime. Vorrei avere più zoom per farvele vedere meglio queste cose qua. Purtroppo c'è un obiettivo che è grosso così e costa poco. Vabbè, oh, uno fa quello che può con quello che ha, no? Ok, ho trovato questo posto qua perché dei ragazzi sono venuti con la moto da cross tagliando per di qua, infatti si vedono i segni. Sta facendo buio, secondo me a quest'ora non passa più nessuno, e se passa qualcuno mi spaventerà un attimo e spero che non mi derubino, ma qua sono tutte brave persone, quindi pipistrellino. Ui. Comunque, vabbè, monto la tenda sperando che il pipistrello non mi becchi la testa. La monto qua. No, so che è buio, ma ragazzi, la cena della signora con la mortadellazza e il gorgonzola e l'olio con l'aceto balsamico, stasera si mangia bene. Mi stavo quasi dimenticando di fare la chiusura nella tenda, che poi vabbè non muore nessuno, però a me piace darvi la buonanotte soprattutto quando sono nella tenda e soprattutto quando sono solo, perché mi sento meno solo. Un sonno, ragazzi. Buonanotte. 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 Buonanotte.